Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sto preparando lo zaino per la prossima uscita e ho pensato di cogliere questa occasione per rispondere a una domanda interessante che mi è stata fatta qualche tempo fa quando abbiamo parlato di minimalismo nelle attività outdoor. La domanda è la seguente: è possibile avere uno zaino minimalista anche nelle uscite invernali? La mia risposta è sì e vi mostrerò tra poco cosa sto mettendo nel mio zaino. Dobbiamo però prima fare delle premesse. Premessa numero 1: essere minimalisti significa portare con sé solo gli oggetti necessari, tralasciando tutto il superfluo. Questo non implica automaticamente avere uno zaino ultraleggero. Ok, se io tolgo un po' di oggetti inutili, sicuramente il peso scende, ma se gli oggetti che rimangono, gli oggetti che io ho reputato essenziali, sono oggetti pesanti, lo zaino nel suo insieme avrà comunque un certo peso. Quindi si può essere minimalisti senza essere leggeri. Se volete essere sia minimalisti che leggeri, dovrete per forza dotarvi di attrezzatura leggera. Sostituire un sacco a pelo in piuma con uno in sintetico, ad esempio una tenda doppio telo con una monotelo o una pentola di ghisa con una lega di titanio. Premessa numero 2: l'equipaggiamento dipende dal tipo di uscita. Ci sono situazioni in cui, almeno per me, è tassativo essere leggeri. E in quel caso può essere utile adottare un approccio minimalista. Ci sono altre situazioni in cui ci si può permettere di portare qualche chilo in più senza grosse conseguenze. Io, ad esempio, l'inverno faccio quasi esclusivamente campeggi o bivacchi in zone boschive di bassa quota, pianeggianti e facilmente raggiungibili con qualche chilometro a piedi. Mentre l'estate, quando le giornate sono più lunghe, faccio trekking, quindi cammino tutto il giorno e percorro lunghe distanze dell'ordine delle decine di chilometri anche in montagna. Capite bene che le due attrezzature e i due zaini sono molto diversi, perché sono diverse le mie esigenze, sono diverse le mie priorità nelle due situazioni che vi ho appena descritto. Il mio equipaggiamento ultraleggero per il trekking ve l'ho già mostrato in un altro video, vi lascio il link in schermata finale così potete andarlo a recuperare se ve lo siete perso. Ora parliamo del contenuto del mio zaino per il campeggio invernale. Sono 17 oggetti in tutto, ora ve li elenco andando un pochettino veloce perché è materiale di cui vi ho già parlato e molti di questi oggetti hanno anche dei video dedicati qui sul canale, quindi andateli a cercare se vi interessa approfondire. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link di tutto il mio equipaggiamento e che acquistando su Amazon tramite i miei link potete contribuire a far crescere il canale a costo zero. Basta che voi entrate con uno qualsiasi dei miei link, poi potete acquistare le cose che vi propongo io, potete acquistarne delle altre, potete fare come volete. L'importante è che voi entrate con uno dei miei link e a quel punto qualsiasi cosa acquistate io percepisco delle piccole commissioni pubblicitarie che senza costi aggiuntivi per voi mi aiuteranno a far fronte a parte delle spese del canale. Il Panean 600 di Cumulus, ragazzi, manco ve lo sto a dire, lo conoscete a memoria, ve l'ho fatto vedere mille volte. Così come il materassino, il Thermarest Neo Air, accoppiata vincente. Poi abbiamo un cuscino che mi serve per tenere la capoccia ferma, perché altrimenti la mattina dopo mi ci vuole il chiropratico. Il telo sottotenda, questo perché la Lux, la Mini Peak XL, eccola qua. La uso senza la parte interna, quindi non ha un pavimento. E la mettiamo lì. Il pezzo forte è la stufa, la Wienerwell Fast Fold. È una stufa in lega di titanio. Se ho fatto bene le mie ricerche e i miei compiti a casa, dovrebbe essere la stufa da tenda più leggera sul mercato, pesa circa 1,8 kg tutto compreso, quindi canna fumaria, corpo della stufa, tutto quanto. Uno sgabello di quelli smontabili e che si richiude, insomma, come si dice, foldable, vabbè, non mi viene termine italiano. Poi abbiamo una borsa Wild Canvas di Prometheus, questa qui anche la conoscete, penso che ve la ricordate molto bene. All'interno c'è una tazza e il bollitore. L'acqua calda è fondamentale nei miei campeggi invernali,
C'è sempre il bollitore con un po' d'acqua sopra la stufa. Oh, poi qui dentro ci sono varie taschine e ci sono vari accessori per la cucina, le posate, insomma, cose varie. Ripresa questa molto volante. L'accetta, la Quarfot di Ultaforce. È un'accetta un manico da 60 centimetri in accoppiata con la Boreal 21 boh, della Gawa. E entrambi questi oggetti hanno dei video dedicati qui sul canale, cercateli. Il Wind, il mio coltellino disegnato da me e prodotto, realizzato da Neanderthart. Dei guanti da lavoro, un astuccio con un kit fuoco, vediamo se con una mano sola riesco ad aprirlo. Qui dentro c'è un fire steel di quelli enormi, un po' di fatwood, un accendino, poi diavolina, insomma, roba varia per il fuoco. Un kit di primo soccorso, la lampada frontale, Wizard C2 di Armitek, questo pezzo relativamente nuovo nel mio equipaggio. E tu guardate al magnete. Poi ho dei pantaloni in pile per dormire. L'unico capo d'abbigliamento che cambio per andare a dormire sono i pantaloni, perché magari sono sporchi, bagnati, infangati, quindi li cambio. E per finire lo zaino, come vi avevo detto tempo fa, sto utilizzando per infilare dentro tutta sta roba il mio vecchio Invicta Cody 70 da 70 litri di quando ero negli scout. Uno zaino che non è proprio il massimo della comodità, abbastanza grezzo, abbastanza minimale anche lui, e che però fa il suo sporco lavoro, via. Facciamo qualche considerazione. Il peso complessivo dello zaino con tutta l'attrezzatura dentro, compreso cibo, acqua e attrezzatura fotografica, è di circa 15 kg, poco meno di 15 kg, che è secondo me un peso di tutto rispetto se consideriamo che stiamo parlando di attrezzatura non da trekking ma da campeggio. Oltretutto con tenda e stufa, che è notoriamente un campeggio pesante, le prime stufe da tenda che sono uscite pesavano 10 kg. Ho scelto questa modalità per i miei campeggi invernali perché mi consente di stare al caldo, di cucinare e di rilassarmi anche con poche ore di luce e con temperature molto basse. Arrivo sul posto, faccio un po' di legna, quando fa buio mi chiudo dentro, accendo la stufa e chi si è visto si è visto. Potrei risparmiare molto peso, quasi un paio di chili, portando semplicemente un tarp, ma significherebbe passare 5 o 6 ore al freddo, oltre che al buio, perché un fuocherello acceso davanti al tarp non sarebbe sufficiente per scaldarmi. Si può fare in autunno, non in inverno, o meglio, si può fare anche l'inverno, tutto si può fare, però sarebbe dura. A me piace andare a fare questi campeggi nel bosco per stare un po' da solo con me stesso, per pensare, per leggere, per scrivere. Non voglio stare comodo come a casa, ma almeno non morire di freddo. Su cos'altro si potrebbe risparmiare del peso? Sicuramente sulla tenda. La Mini Peak XL non è la tenda più leggera esistente sul mercato, però io l'ho presa proprio perché è XL. È una tenda per una persona che però è un po' sovradimensionata, quindi ho tutto lo spazio per poter stare comodo, per poter mettere eventualmente una catasta di legna all'interno. Dovete considerare che non è una tenda che vado ad utilizzare semplicemente per dormire, è una tenda all'interno della quale devo vivere,
per 5 o 6 ore, o anche per tutto il giorno se si mette a piovere o a nevicare. Se dovessi avere ospiti, c'è spazio per un'altra persona con un po' di fantasia. Ci si può stringere e si può dormire in due con tutta la stufa. Altri elementi su cui si potrebbe risparmiare del peso: gli utensili da taglio. Potrei portare un seghetto invece della sega a telaio e potrei portare un'accettina invece dell'accetta lunga. Il fatto è che dovendo stare tante ore col fuoco acceso, mi serve della legna buona. Mi servono dei bei ciocchi grandi, di legno buono, magari di faggio, che una volta spaccati e messi dentro alla stufa, durino per un po', perché altrimenti devo stare in continuazione a mettere dentro legna. Con questi attrezzi riesco a lavorare bene e a procurarmi la legna che mi serve. Per quanto riguarda l'accetta, poi, la scelta di quella lunga, è dettata anche dalla mia voglia di imparare ad utilizzare un attrezzo nuovo. Ho utilizzato per tutta la vita le accettine, quelle corte da 40 centimetri, e avevo questa voglia di ampliare un po' le mie skills imparando ad utilizzare un attrezzo nuovo, un'accetta più lunga. Arriviamo rapidamente alle conclusioni, ragazzi. Spero innanzitutto che questo video sia stato per voi interessante, che vi abbia dato qualche spunto utile. Il concetto che vorrei passasse dopo aver fatto tutte queste considerazioni è che esistono diversi gradi di minimalismo e che tutto dipende da quanto vogliamo o possiamo rinunciare alle comodità in favore di uno zaino più leggero. Come abbiamo visto, questo zaino si può alleggerire tranquillamente e anche di molto, ma considerando la situazione in cui lo devo usare e le distanze da percorrere, che sono brevi, penso di aver raggiunto un buon rapporto peso-comodità. È chiaro, ripeto ancora una volta, che se devo andare a fare un trekking, di certo non porto questa roba qua. Date un'occhiata al mio equipaggiamento ultraleggero per il trekking, e qui sotto date un'occhiata al mio ultimo campeggio con tenda e stufa, con tutto il materiale che abbiamo visto in questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Grazie per avermi seguito anche questa volta e noi ci vediamo in un prossimo video.